Allora ragazzi, ultima notizia, ultima ora, breaking news, last news, chiamatela come volete, l'Inter vicinissima a Belotti. E il nome magari con meno appeal, meno status, meno blasone, ma mica tanto, perché Belotti ragazzi, allora intanto io sono felice perché è un profilo ancora giovane, perché 27 anni è giovane, e purtroppo è un po' ristagnante come nome, poco blasonato, perché nonostante abbia 27 anni, sono 10 anni che è in Serie A, che segna, che supera doppia cifra, quindi ha dimostrato in 10 anni di essere talmente affidabile che magari all'immaginario delle persone può risultare come dire, noioso, passatemi questo termine. Belotti promosso, sempre meglio di Insigne, che non avrei tifato nonostante avessi indossasse la maglia dell'Inter, non avrei mai tifato, mai sostenuto, avrei esultato nei suoi gol, ma non sarei mai stato onorato di vedere un Insigne. Correa ragazzi, a 40 milioni come vuole Lotito, è uno sproposito, perché stai comunque comprando un giocatore forte, tecnicissimo, che potrebbe giocare anche a futsal sala, però comunque 40 milioni magari gli varrà il giorno che dimostrerà di fare più di 6 gol in Serie A come l'anno scorso. Poi per quanto riguarda Zapata, si è infortunato, quindi lasciamolo stare. L'Atalanta voleva tanto e l'Atalanta noi ci ha rotto il cazzo, ci dovrebbero risarcire per quanto ci hanno pagato, venduto Gagliardini, quindi ce l'avrebbero dovuto regalare Zapata, ok? Poi Thuram è un profilo che non mi è mai saltato. Belotti mi soddisfa, perché è un giocatore che un attaccante, un vero numero 9, e a noi manca un vero numero 9, magari un giorno diventerà Lautaro, un numero 9 che pensa solo a fare gol, ma all'occorrenza gioca per la squadra, lotta, grintoso, spallate. E quindi Belotti promosso, non vi fate ingannare dal fatto che non ha quel blasone, non ha quell'appeal da giocatore straniero, tatuato, fighetto. Belotti è un giocatore di altri tempi, è un giocatore stile Daniele Massaro, che i nostri nemici di una vita hanno, con cui hanno vinto con i suoi gol finali di Coppa e Campioni. E Belotti è un giocatore veramente di altri tempi, un giocatore, ripeto, affidabilissimo, è un giocatore che se ti becca la stagione ti fa 30 gol in una stagione. Correa ragazzi, neanche nella migliore delle ipotesi avrebbe fatto tutti quei gol, avrebbe messo molti assist, avrebbe saltato l'uomo, tutto quello che volete. Però vi voglio chiedere una cosa: nel caso arrivasse Belotti, sappiate, abbiate la onestà intellettuale di essere felici e di capire che è stato il miglior acquisto che l'Inter potesse fare, perché a 20 milioni Belotti è veramente un acquisto che è qualità prezzo per un attaccante che ha dimostrato di poter fare capocannoniere, se non sbaglio 2015-2016, e ha giocato, è rimasto, e di avere anche attaccamento nelle squadre per cui gioca ragazzi, perché Belotti vi ricordo che anni fa ha rinunciato, anzi il Torino ha rinunciato a 70 milioni, tu lo stai portando a 20, quindi se dobbiamo calcolare che ogni giocatore prende il 10% del proprio valore, ha rinunciato ad andarsene, magari avrebbe guadagnato 5, 6, 7 milioni del proprio con una sua cessione, quindi va benissimo. Belotti super promosso. Adesso vi chiedo una cosa, cazzo di Marotta, grande Marotta, per favore concludete sto cazzo di acquisto di attaccante, che mi sono rotti i coglioni, ok? E un plauso alla nostra dirigenza, che non, rispetto agli altri anni, non si focalizzava su un nome. Voleva Zapata, non si può, prendo Correa, non si può, vado su Vlahovic, non si può, vado con Thuram, non si può, va bene, prendo Belotti, non si potrà Belotti, andiamo su Weghorst, non si potrà Weghorst, andiamo su Ciccio Caputo, non si potrà Ciccio Caputo, andiamo su Antenucci, se non si potrà Antenucci, andiamo su chi volete voi. Però hanno dimostrato che l'Inter, la società, non la proprietà, la società è un rullo compressore, non si ferma davanti a nessun ostacolo, nessun pericolo. Dove si incontra un problema, c'è sempre la soluzione. Questo dovrebbe essere lo slogan di questa società, di questa dirigenza. Onore ai nostri dirigenti in primis, perché lui è il re di tutto, Marotta. E quindi nel caso dovesse venire
finire, ragazzi, abbracciamo Belotti, ma non perché ci fa pena, ci fa tenerezza, arriva, prenderà 4-5 milioni l'anno, ma perché andate su Wikipedia, andate su Transfer Market, andate a vedere presenze e gol. Un giocatore che a 27 anni ha già fatto più di 100 gol da professionista, se non sbaglio anche 200 gol, compreso Coppa Italia, andate a vedere. Quindi massima affidabilità e massima fiducia. Forza Inter, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, avanti Inter, avanti Curva Nord, forza mister Simone Inzaghi, il nostro unico pupillo, ok?